buongiorno a tutti, sono Marco Parizzi, ristorante Parizzi di Parma, siamo nella mia scuola di cucina e oggi ho comprato qualche prodotto tipico per la blogger Eleonora, così vediamo come se la cava. Allora Eleonora, io sono rimasto un po' più sulla tradizione, al massimo sono arrivato in montagna. Guarda che begli ingredienti. Allora, il porcino fresco mi piace tantissimo, visto che ci sono anche quelli secchi al riso, penso di farti un bel risotto. Ottima scelta, mi piace molto il risotto. Speriamo di farlo bene. Speriamo. Allora, adesso tocca a te, questo risottino. Come partiamo? Allora, adesso faccio il brodo con cui poi allungheremo il riso. Quindi il solito classico, sedano, carote e cipolle. Sì. L'acqua l'ho già messa su. Mettiamo tutto dentro? Sì. Vuoi che ti aiuti io? Via. Allez. Andiamo. E questo lo facciamo andare forte e poi lo abbassiamo, giusto? Sì, quello va per conto suo adesso. Adesso fammi vedere come triti la cipolla. No, quello volevo farlo fare. Lo sapevo. Da quanto ne vuole? Un pezzettino così? Sì, va bene. Non troppo. Allora, mentre tu fai questo, io metto in ammollo i funghi secchi. Ok. Partiamo con l'olio o col burro? Con l'olio. Ok, tieni. Un po' di qua. Poi diamo un po' di energia a questi fornelli. Qua abbiamo detto che mettiamo il risotto. Sì. Via. Perfetto. Adesso prendiamo i funghi porcini secchi che abbiamo messo in ammollo. Me li faccio tritare. Bene. Ah, me li fai tritare. Li ho preso per un blender, un tritatutto. Sì. Trito fini? Fini, fini. Perché adesso questi li aggiungiamo qua insieme alla cipolla. E invece il riso insieme alla? Alla cipolla. Brava, vedo che sei preparata, cavolo. Eccomi. Non mi uccidere, ma avrei bisogno anche di un codino. Perché dobbiamo usare anche quest'acqua. Dici? Vai, la versiamo qua? Sì. Dopo poi ne aggiungiamo pian piano. Poi prendiamo un po' di questo, scusa, del tubero concentrato. No, va bene anche questo. Va bene il coltello. Questo è un passaggio fondamentale perché bisogna far tostare e tostare il riso. Lasciamo sfrigolare per bene. Guarda, dato che non ti voglio lasciare qua con le mani in mano, se vuoi incominciare a tagliare, perché le dobbiamo far andare anche quelli in padella. Oh, senti che buon rumore. Ho capito, ma ci hai messo due quintali di vino. Allora, qua sono pronti i cubetti. Questi li aggiungiamo qua. E aggiungiamo un po' di brodo al riso. Ok, questi sono i tuoi funghi tagliati della grandezza che tu desideravi. Cosa dice? Mettiamo un po' di sale da qualche parte. Salo io? Un pochino. Vai. Ci va anche un po' d'olio e uno spicchio d'aglio in camicia. Che dopo andiamo a togliere. La camicia o l'aglio? L'aglio con la camicia. Allora, adesso quando si scalda l'olio mettiamo questi funghi. E ora bisogna tagliare il prezzemolo. Te li giro? Devono solo dorare, giusto? Sì. Ok. Posso togliere l'aglio in camicia? Sento che sta dando parecchio. Adesso li possiamo saltare. Ah, là. Attenta! Visto che brava? Due o tre persone al mondo più brave di te, ma non di più, eh. Mi assaggio? Sale giusto. Allora, secondo me sono pronti. Bisogna lasciarli da parte. Ok, li puoi appoggiare qui, guarda. Adesso aggiungiamo un po' di questo sugo qua. Ah, finalmente mettiamo i funghi. Quindi benissimo, perché così facendo abbiamo un sapore di riso intenso, proprio che sa di riso e non completamente coperto da questa, dalla salsa. Me l'assaggi tu? Sì, volentieri. Vai, perfetto. È prontissimo, dobbiamo andare. Allora mantechiamo con il parmigiano. Vai. Abbondante, vedi la delizia. Sì, tanto pago io, America. Poi pezzetti di burro. Così penso possa andare bene. Ascolta, col prosciutto cosa hai intenzione di fare? Che non l'ho ancora visto. Allora, lo tagliamo a julienne e lo mettiamo come base nel piatto. Ah, e dopo sopra ci mettiamo il risotto. Non perché lo cuociamo? No, perché sennò diventa troppo salato. Brava. Invece così dà soltanto l'aroma al riso. È buona idea, così si scioglie proprio col riso. Qua ci siamo, no? Sì.
facciamo una bella porzione, così ci mangiamo tutti e due. Ah sì? Condividiamo? È vero che te sei social, quindi condividi? Ah sì. E per una volta non condividi solo sull'etere, ma condividi il risotto. Le pinze sono i migliori amici dello chef. Dici? No, io preferisco i cani, però... In cucina. Ah, in cucina. Detto questo? Sì, non troppo. Perfetto. Non troppo? Ancora un po'. Basta, va. Basta. Finito. Assaggio io, assaggio te. Eh no, prima di assaggiare tu. Prima assaggio io. Com'è? Ottimo. Onestamente ottimo. Bene, bene, tutto il richiama... marito della nonna che mi ha insegnato. Ma mi richiama veramente il gusto di montagna, il gusto di questo fungo secco abbinato con il fresco sta molto bene, devo dire. Va bene, lo vuoi sentire? Ma sì, dai. No! Vieni, dai.